7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come with me for fun in my baggage. Sì, devo dire sì, è uno degli organizzatori. Siamo partiti un po' così per scherzo, eravamo noi corridori, siamo un gruppo di papà che ormai 10 anni fa ci siamo messi a dire quasi organizziamo una corsa che è una corsa più che altro per radunare le famiglie, una corsa in amicizia, una corsa simpatica, non agonistica, che è poi diventata l'apripista della nostra festa, insomma. E negli anni abbiamo visto che la gente è venuta, è piaciuto partecipare alla nostra corsa, forse anche perché il clima è un clima non agonistico, insomma. E noi stessi con entusiasmo, con passione, tutti gli anni ci mettiamo a organizzarla e devo dire che siamo anche soddisfatti. Siamo ormai alla nona, ma 10 anni, perché ci siamo fermati un anno per il Covid e il traguardo è il prossimo, il decimo della nostra corsa, quindi speriamo ancora di dare ancora questo spettacolo, questa corsa aperta a tutti, alle famiglie. Quest'anno abbiamo voluto inserire una novità. La novità è quella della corsa baby per bimbi, per il nostro asilo di San Lorenzo, ma anche e soprattutto per raccogliere tutte queste famiglie con i bimbi piccoli, di modo che anche per loro ci fosse un divertimento. Arrivando ai primi bambini della baby, è incredibile! Bravi, bravissimi, grande! Vi ricordo che la corsa baby è stato dato un braccialetto luminoso e all'arrivo viene data una medaglia, un foglio da colorare, dei pennarelli e un buono negozio coccole. Una volta che avete colorato potrete appenderli sulla scala degli spogliatoi, grazie. Tomino, vai! Fantastici i nostri baby! Bravo Tomino! Primo classificato, guarda lì su OneTV. Vuoi dire qualcosa? Salutare? Ciao. Grande Alberto. Come ti chiami? Jacopo. Quanti anni hai? 8. Bravo Jacopo. Bravi tutti e tre. È arrivato al traguardo anche lui, l'assessore ai lavori pubblici del comune di Paraviago, Dario Quieti. Buonasera. Buonasera. Posto in classifica? Non ultimo, ma quasi. Insomma, l'importante è partecipare. Sì, ovviamente questa è la nona edizione, credo di aver corso per almeno 8 volte, perché per noi comunque
fondamentale essere presenti a questa bellissima iniziativa che coinvolge cittadini e non della frazione, ma anche cittadini di paesi limitrofi. Quindi è sicuramente un'attrattiva forte che ci piace sostenere anche partecipando in prima persona, seppur senza un allenamento specifico. Domani si prenderà una mezza giornata di riposo, mi auguro. Ma lei ovviamente quando ha iniziato la Sagra di San Lorenzo ancora non c'era, sono più di 50 anni che c'è questa manifestazione. Sì, io ancora non c'ero, io intendevo la nona edizione della... Certo, della Cursagra, io parlavo in generale, appunto, questa manifestazione ormai è diventata longeva. È storica ormai, la manifestazione coinvolge diverse persone, tutti volontari, ed è grazie a loro che si riesce a fare. E per questo avranno sempre il sostegno dell'amministrazione pubblica, loro come tutti gli altri volontari che si adoperano per organizzare sagre e feste anche nelle altre frazioni. La festa di San Lorenzo è molto sentita e anche a noi piace partecipare sempre. Per l'anno prossimo ci alleniamo un po' prima. Sì, sicuramente. Grazie assessore. Primo classificato 5 km maschile. Bravo, bravissimo. Dell'Atletica Nervanese. Ciao, complimenti. Come ti chiami? Alessio, complimenti. Secondo categoria maschile. Bravo, bravissimo. Primi tre classificati, 5 km categoria maschile. Bravissimo. Eccolo, prima donna. Prima donna, 5 km. Bravissimo, un applauso. Ecco la seconda donna. Complimenti. Bravissima. Bravissima, terza donna classificata. Ti aspettiamo alle ore 21 sul palco per le premiazioni. Nei prossimi giorni. Primo arrivato di 10 km, un applauso! Ciao! Complimenti, come ti chiami? Max, anche tu hai la verità del mio Sì, sì, sì. Primo in 5 km, i primi 10. Complimenti! Secondo classificato della 10 km è arrivato, sempre dell'Atletica Nervanese. Bravo Mattia, terzo classificato, 10 km. Prima donna classificata, 10 km. Bravissima, un applauso. Bravissima. Mi dicono che stanno arrivando seconda e terza delle 10 km. Bravissime, complimenti. Vi aspettiamo per la foto. Il punto ristoro, il punto di forza di questa Cursagra 2023 alla Sagra di San Lorenzo, frutta in monoporzione, ci sono i dolci, i succhi di frutta, ma quanto tempo ci avete messo a preparare tutto? Allora, ci mettiamo più o meno 3 giorni, le mie donne qui e altre che sono già andate perché hanno lavorato, diciamo, nelle ore pomeridiane, sono adesso poverine alla Sagra a lavorare ancora. Ma ci mettiamo, diciamo, davvero tanto tempo, diciamo, ci impegniamo tanto, le mie donne sono tutte carinissime, gentili e bravissime, operose, però devo essere sincera, anche la logistica ci mette del suo, ci prepara tutto il gazebo, ci prepara il tavolo, ci prepara tutto quello che serve per allietare i corridori. I corridori, sì. Abbiamo le mascotte ogni anno, uno diverso, e sono tutti contenti di vederle e ci piace così. A noi piace vedere che sorridono, specialmente i bambini e le persone, appunto, sono tutte contente. Quindi questo è... Confermo, ho visto un sacco di sorrisi, sì. Soprattutto dopo la fatica, insomma, specialmente della 10 km. Sì. Però io vorrei sottolineare che questa è una cosa molto importante, che si tratta di volontariato. Cioè, certo, qui alla Sagra di San Lorenzo c'è la passione, proprio la voglia di partecipare e di fare, insomma, il meglio possibile, assolutamente con il cuore.
con entusiasmo, diciamo noi della Cursagra, e niente, siamo effettivamente tutti volontari, nessuno prende niente, diamo tutto quello che possiamo, quindi è la nostra forza, è questo, è San Lorenzo. Se avete bisogno magari di rinforzi per il prossimo anno, lanciamo un appello a chiunque volesse magari aggregarsi? Certo, sì, chi vuole è sempre ben accetto, chi vuole venire a dare una mano, noi accettiamo tutti, grandi, piccoli, uomini, donne. Bene, verrò anch'io, però io arrivo per testare se tutto comunque ok, se... Ecco. Cambieremo mascotte. La mascotte quale sarà? Anticipazioni? Non si sa, dipende. Dipende dal momento. L'attimo. Vabbè, però questa anguria è bellissima, adesso mi ci butto dentro con tutte le scarpe e grazie davvero per tutto l'impegno che ci mettete. Grazie a voi di tutto. Grazie. Grazie. E siamo anche nell'ala ristorante della Sagra di San Lorenzo 2023 con Don Luigi. Don Luigi che è colui che ospita questa bellissima manifestazione e che, insomma, vedo degusta anche i piatti. Piatti tipici. Stasera abbiamo il daino, stasera, un piatto molto particolare di una carne pregiata. Però la Sagra non è solo il ristorante, sono tante manifestazioni che durano 10 giorni e servono per aggregare la comunità. Nascono dalla festa di San Lorenzo, che sarebbe il 10 di agosto, ma in quel momento sono tutti in ferie, quindi noi ormai da 50 anni festeggiamo San Lorenzo nei primi 10 giorni di settembre circa, con la messa, le celebrazioni liturgiche e anche con questi momenti di festa e di aggregazione, come la Cursagra si è appena realizzata e come queste cene per 10 sere. Ma lei da quanti anni è qui? È dall'inizio? Io sono da 15 anni che sono qui, perché come sacerdote prima sono stato a Gallarate, a Castronno, un po' a Nerviano, ma ormai sono 15 anni e sono arrivato proprio in coincidenza con la Sagra di San Lorenzo a settembre del 2008. Quindi è un po' un anniversario quasi questo. Sì, è un anniversario del mio ingresso in parrocchia e anche l'occasione per incontrare tanti parrocchiani che magari non vedo durante l'anno, però è un'occasione per parlare, per creare amicizia, per creare relazioni. Questa sera sono a tavola con 2 amici e quindi siamo qui insieme, chiacchieriamo un po', e questa è un'occasione. Poi anche fuori nei momenti di festa, di bar, mi trovo con altre persone e si può scambiare un po' l'esperienza. Bene, così cerchiamo di scongiurare la crisi dei fedeli che c'è ultimamente. Ecco, per i momenti di preghiera devo fare un appello ai fedeli di venire anche alle messe. Noi invitiamo dei sacerdoti che sono stati qui a fare il loro ministero. Ad esempio domenica ci sarà Don Fabio, che è venuto qui da seminarista, Don Fabio Verga. E domenica 10, che è la messa più solenne, ci sarà Don Martino, che è stato per 10 anni parroco qui a San Lorenzo. Quindi lo invitiamo, così anche le persone che hanno avuto esperienza con questo sacerdote possono rivederlo e scambiare 2 parole. Bene, io ringrazio Don Luigi. Qui San Lorenzo, d'accordo, è d'agosto e cadono le stelle, noi le stelle invece le facciamo risalire con i fuochi d'artificio che saranno il gran finale. Saranno alla domenica dopo la grande processione, faremo la processione col santo alle 9 per le vie di San Lorenzo e poi concluderemo qui in oratorio con alcune danze e balli in attesa delle 11, nel quale alle 11 inizierà il nostro spettacolo pirotecnico apprezzato da tutti gli anni. Quest'anno faremo qualcosina in più ancora. Grazie a Don Luigi. Grazie a voi. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà.
qua? Vitello delle Ande? No? Bovino della Gallura? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché? Come mai? Ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino! Vino di una volta! Fai assaggiare un goccettino? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No? Aleatico dell'Elba? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Siamo dietro le quinte della Sagra di San Lorenzo, dove c'è la gente di Sagra, quella che vi fa mangiare e che vi propina dei piatti meravigliosi ogni anno. Ma passiamo con le presentazioni. Partiamo da lui. Tu come ti chiami? Luca. Luca, tu cosa fai qui alla Sagra? Aiuto in cucina. Quindi Luca possiamo dire che è il comì, come si dice in gergo, giusto? L'aiutante in cucina. Qual è la cosa che ti piace di più fare? Gli antipasti, i primi e i secondi. Quindi praticamente fa tutto Luca, e noi Luca ti ringraziamo perché abbiamo mangiato stasera dei piatti favolosi. Piatti favolosi ovviamente è responsabilità dello chef, Davide. Ok, sì, sono il cuoco della Sagra, adesso è dal 2011 che sono qui in Sagra, appunto, questi 10 giorni. Di festa e questo, ecco. Ma i piatti speciali, che sono veramente il fiore all'occhiello di questa Sagra di San Lorenzo, li decidete quanto tempo prima? Oppure è così una ispirazione magari del momento, a pochi giorni dall'inizio? Allora, diciamo che i piatti li decide Angela all'incirca maggio? Diciamo che facciamo una riunione, ci consultiamo un po' a vicenda e poi decidiamo i piatti in base anche alla tradizione che noi di solito portiamo avanti nel tempo. Diciamo che i pizzoccheri sono il piatto forte, esatto, della Sagra, infatti facciamo due sere, su questi 11 giorni, due sere solo di pizzoccheri, che sono comunque il piatto top della Sagra, ecco. Fra l'altro qua vediamo proprio una panoramica della verdura, i chili, chili di verdura che oggi sono stati affettati da questa brigata meravigliosa. In quanti siete? Siamo qui a lavorare in circa in 25 in cucina e altrettanti fuori ragazzi che servono. Per cui c'è chi è addetto alle griglie, c'è chi sono le signore addette al lavaggio dei bicchieri, dei piatti, che è comunque importante, c'è chi è addetto alle paste, chi appunto le patatine fritte, c'è una bella squadra. Tra l'altro si può dire che sono affari di famiglia, giusto? C'è un ricambio generazionale che parte, però insomma è più di 50 anni che c'è questa Sagra, quindi ognuno di voi porta con sé un bagaglio, giusto Angela? Certo, la tradizione va avanti. Prima questa cucina è sempre stata mandata avanti da mio papà e adesso è da 4 anni che ho preso la gestione e cerco di mandare avanti nel meglio possibile quello che si deve fare. Ecco. Si spera sempre che si vada avanti tramandando di generazioni e che non si perda la tradizione. Ah, direi che a dimostrazione di quanta gente c'era questa sera, quanta ce n'è stata fino ad oggi e quanta ce ne sarà poi fino alla fine della Sagra, insomma avete vinto un'altra volta sicuramente questa sfida. C'è una particolarità, un'ultima cosa che volevo chiedere: ci hanno consigliato di mangiare le frittelle perché sono una cosa specifica della Sagra di San Lorenzo, giusto? Giustissimo, le frittelle le fa la Gianna, ormai da anni anche lei nella squadra della Sagra, e fa delle frittelle che sono fantastiche. Sono particolari rispetto alle altre frittelle che vendono nelle altre sagre e nelle fiere. Sono diverse, ecco. Sono le frittelle della Sagra di San Lorenzo. Come sono le frittelle della Gianna? Buonissime. Perfetto. Beh, allora non ci resta che andare assolutamente ad assaggiarle, ma soprattutto dobbiamo pescare la signora e farci raccontare i suoi segreti. Dall'antipasto al dolce, ma anche dalla tradizione,
non secolare, ma dalla tradizione alle nuove generazioni. Questa è la sagra di San Lorenzo di Paraviago. Voi siete due pilastri, mi hanno detto, della sagra. I pilastri però che sostengono tutto senza farsi vedere. Sì, è vero, noi siamo quelli che prepariamo per la sera i tavoli, li puliamo, li prepariamo tutto perché alla sera il lavoro che fanno anche quelli della sera è proprio veramente pesante. Quante verdure avete tagliato oggi, ad esempio? 65 di verde, poi le erbette, le coste. Le coste erano una quarantina di chili, le patate, il formaggio tagliato. Insomma, c'è stato un bel lavoro. Siamo stati in ballo dalle 9 di mattina fino alle 6 di sera. E con le lumache come la mettiamo? Che ci chiedono da dove vengono queste lumache? Le lumache vengono dal frigorifero. Allora il percorso è breve, anche se sono lente, le pelichiamo, esatto. Lo stesso. Le confezionate vengono riscaldate, cotte nel forno, insomma. Sì. Bene, dai, almeno una cosa la vogliamo vincere facile, Non è che tutte le sere si possano fare i pizzoccheri. No, che comunque sono stati sicuramente apprezzatissimi. Però oltre a questi signori... Il pizzocchero è da sempre la tradizione. Potete competere con la Valtellina, io ve lo dico. Tranquillamente arriva tutto dalla Valtellina, diciamo. Certo, la materia prima per forza, però anche la preparazione deve avere il suo perché, e devo dire che sono fatti a regola d'arte. È la tradizione, perché chi ha portato i pizzoccheri nella sagra probabilmente andava in Valtellina, magari all'Accademia addirittura. Però dicevo, oltre a questi signori che sono qui da sempre, insomma, non diciamo proprio dall'inizio per non svelare l'età, però ci sono anche i ragazzi che portano avanti questa tradizione, e chi si occupa della preparazione, chi è in cucina e chi fa servizio. Sì, noi, almeno io, questo è il mio primo anno che sono qua a fare cameriere, di solito ero barista, però sì, comunque, cioè, noi giovani o anche più anziani, senza offesa, si occupano qua di diversamente giovani si occupano qua in sala di servire vari clienti. E visto che è il tuo primo anno, com'è stato l'impatto? Io mi sto divertendo, ho iniziato ieri, mi sono imbucato all'ultimo e mi sto divertendo, quindi sono contento. Questa è una bella cosa, perché insomma servire gli altri non è una cosa che sempre si può definire divertente. Se invece qui alla sagra c'è anche questo valore aggiunto, direi che insomma il pubblico non può essere che felice. Cioè, comunque io ho un mal di gambe assurdo adesso, però allora un po' pesante magari stare attento agli ordini, magari sbagli qualcosa, però io comunque alla fine mi piace, mi sto divertendo, quindi sono contento. Quindi mi raccomando, fate anche voi come Mattia, che ce l'ha anche scritto in stile uomini e donne, vuoi fare anche l'uomo immagine della sagra? No, per carità. Chi lo sa? Chi può dirlo? Anche voi, perché no, magari l'anno prossimo candidatevi, perché conoscerete persone splendide, Mattia, ma non soltanto. I vostri nomi che non ve li ho chiesti? Massimo. Roberto. Ecco, quindi adesso conosciamo tutti e vi aspettiamo alla prossima occasione. Dimmi. Ciao mamma, sono in TV. Questa non poteva mancare. Per noi è molto importante avere i giovani dietro di noi che portano avanti la tradizione. Sì, perché così questa sagra rimarrà per sempre. Esatto. C'è la continuità garantita. C'è la continuità garantita. Se ci sono loro, noi siamo a posto. Siamo riusciti a trovarla, la signora Gianna. Eccola qua, la regina, l'imperatrice delle frittelle. Allora, noi le abbiamo assaggiate perché ce le hanno consigliate, e devo dire che insomma chi ce le ha consigliate aveva ragione. Ma qual è il suo segreto? Niente, è tutta roba naturale, non c'è dentro niente di speciale, la mangiano i bambini dell'asilo e l'abbiamo proposta qui e vedo che va. Poi io non so se piace o no, io non riesco manco a assaggiarle. Forza, dobbiamo di farle. Dobbiamo tenerne via qualcuna anche per la signora, se no le fa e poi non le mangia, non esiste. Beh, ma... però c'è gli assaggiatori, c'ho tanti assaggiatori. Bene, insomma, gli assaggiatori ci vogliono, e ci vuole anche l'aiuto naturalmente. C'è Stefania. Stefania ha dovuto, diciamo così, prendere tutta questa tradizione e provare a replicare questa ricetta esclusiva. Certo, certo. Gianna, devo dire che è veramente una grande maestra e soprattutto una signora, perché non si è tenuta il segreto di questa ricetta, quindi è una grande, insomma. Ha voluto che questa tradizione comunque continuasse, e io adesso le do una mano, e però è lei che
il genio. Cosa che è giustissima, le ricette si dice dovrebbero essere segrete, però ha fatto bene a condividerle per poter portare avanti questa tradizione. Noi non le chiediamo la ricetta. Perché? Perché invitiamo tutti i nostri telespettatori a venire a assaggiarle. Devono venire a San Lorenzo. Guardi, io le dico la verità, in un anno non l'ho mai fatta e non l'ho mai detta a nessuno. È di San Lorenzo, deve rimanere San Lorenzo. Pure i nipoti non gliel'ho mai fatta, venite a mangiarle qua. Anche perché, non tutti lo sanno, però alcuni comuni hanno proprio dei prodotti che sono specifici del comune. Quindi chissà, magari Parabiago potrebbe adottare una frittella della signora Gianna e farla diventare un prodotto comunale DOP. Ok. Perché no? Basta che arrivino a San Lorenzo, che siamo felici tutti quanti. Cioè noi lo facciamo per la chiesa, insomma, per il nostro don che adesso è scappato. Don fotografo che ha documentato ogni momento di questa sagra e continuerà a farlo, quindi è un gran fotografo, infatti è sempre con la macchinetta pronta, quindi i ricordi non mancheranno neanche quest'anno. Io ringrazio Gianna e Stefania e insomma andiamo a assaggiarle di nuovo, a mangiarle anche voi la prossima volta, tanto sono qua. Ok, io saluto tutti i nostri telespettatori e naturalmente vi do l'appuntamento ai nostri prossimi speciali. Continuate a venire alla Sagra di San Lorenzo perché le sorprese non finiscono qui e la serata finale sarà quella di lunedì, dopo naturalmente i fuochi d'artificio della domenica.